Ciao a tutti e benvenuti al secondo appuntamento. Come vi dicevo e vi proponevo nel post, oggi riprenderemo l'argomento che riguarda la zona di lavoro. In particolare però aggiungeremo un tassello veramente interessante, che è quello della piegatura degli scatolati. Scatolati che possono essere utilizzati in vari ambiti, per esempio per chi produce armadi elettrici, nel settore della ristorazione. Per far questo però, per introdurre un po' l'argomento, andremo a fare un breve ripasso per quel che riguarda l'argomento che abbiamo visto la volta precedente. Ecco, vi ricordo sempre che è importante poter tranquillamente scrivere nella chat, commentare eventuali le vostre richieste. Potete tranquillamente anche postare dei vostri commenti anche dopo la diretta, in modo tale che la prossima volta possiamo riprendere l'argomento che più vi interessa, proprio perché questo tipo di webinar che vogliamo fare è appunto rivolto a voi, per cercare il più possibile di avere uno scambio di opinioni e poterci parlare, discutere di tutti i vari argomenti che vi riguardano, in particolare legati al mondo delle presso piegatrici. Allora, come vi dicevo l'altra volta, avevamo visto come andavamo a definire tonnellaggio e lunghezza della macchina partendo da dei calcolatori che sono presenti nel nostro sito. Come vedete qui dalle immagini, abbiamo i calcolatori che abbiamo visto l'altra volta, e il calcolo dei parametri di piegatura, sul quale poi da qui avevamo visto come andare a definire e la scelta, la definire appunto la scelta per quanto riguarda tonnellaggio e lunghezza della macchina, in base a tutti questi dati. Questi erano gli argomenti che avevamo visto l'altra volta, che da qui poi, in base ai risultati che andavamo a ottenere, andavamo a creare la configurazione, andando nel configuratore che si trova all'interno della Gasparini, andavamo a vedere in varie tipologie di macchine che potevamo andare a scegliere, andando a lavorare nella prima parte, nella prima sezione del nostro configuratore. Ci eravamo poi soffermati per quanto riguarda invece poi l'argomento di luce e corsa. Luce e corsa, eccoli qua, sono argomenti che vorrei appunto trattare oggi e andare un po' più nel dettaglio. L'altra volta avevamo dato delle indicazioni per quanto riguarda la variazione che possiamo avere in base alla tipologia di scatolato. Abbiamo fatto un po' di riflessioni su cosa vuol dire luce, corsa, intermedio e soprattutto anche l'incavo, che sono quegli argomenti che riguardano appunto la zona di lavoro. Abbiamo utilizzato il calcolo a luce, che è uno strumento che troviamo sempre qui all'interno del nostro sistema e ci permette di andare a definire quelli che sono in base all'altezza del mio fianco. Ecco qua, potevamo andare a togliere questo valore qui, andavamo a modificarlo e automaticamente il sistema si va a porre qui sotto come valore che dovremmo andare a definire per quanto riguarda la luce. Nel momento in cui invece andavamo a definire un valore di altezza del fianco molto molto ampio, che cosa succedeva? Il nostro sistema andava a definire una soluzione su misura. Ecco che a questo punto andremo a vedere che cosa vuol dire e andremo a definirlo per quanto riguarda l'area di lavoro, l'argomento, quali sono i punti importanti da dover tenere in considerazione. L'altra volta abbiamo fatto un cenno veloce per darvi un po' uno spunto per quanto riguarda l'argomento legato a che cosa? Intermedi, che cosa voleva dire l'intermedio, qual era l'apertura, quali erano i riferimenti per l'apertura, l'altezza del mio intermedio e la definizione della mia corsa, dell'asse Y. Che cosa vuol dire? Sulla slide successiva avevamo ragionato sull'impatto della luce maggiorata, che cosa ci permette di andare a fare nel momento in cui io aumento la luce e vado ad aumentare l'altezza del mio intermedio. Mantenendo invariato che cosa? Andiamo a mantenere invariato la corsa. Questo ci permette, appunto, introducendo l'argomento di oggi, di andare a fare la piegatura di scatole molto profonde. Ecco che la definizione di apertura e l'altezza dell'intermedio sono legate essenzialmente al dato al fianco della scatola che devo andare a piegare. Altra cosa importante, questo è un esempio che avevo fatto vedere l'altra volta, di piegatura che io ho di un pezzo andando a lavorare con gli intermedi, per cui mi permette di
mi permette di andare a modificare la posizione dei miei intermedi per poter accedere con il mio scatolato. Qui, in questa seconda possibilità che abbiamo, come definizione appunto di luce, non è niente altro che l'apertura totale che io ho la mia macchina completamente aperta quando si trova, noi definiamo tecnicamente, al punto morto sul vignoio, quando praticamente la macchina è completamente aperta e mi permette di avere uno spazio utile tra questo punto qui, che è il banco, e l'attacco dell'intermedio sulla traversa. Questo spazio qui viene definito come apertura o come luce. Ci possono essere varie definizioni che si possono dare, come appunto questo aspetto qui. La corsa l'avevamo definita. Qui in questo esempio andiamo a definire invece, questa volta, sempre aumentando l'apertura o luce. Manteniamo invariato rispetto allo standard l'intermedio, ma aumentiamo anche la corsa. Che cosa mi permette questo? Mi permette di avere un sistema agevole nell'estrazione del mio pezzo. Qui vi portiamo un esempio di un pezzo di una C piegata, dove in una macchina configurata normalmente con corsa e luce standard e anche intermedio, l'estrazione di questo pezzo lo devo per forza ruotare per togliere. Se invece, considerando i pezzi che devo andare a realizzare, vado ad aumentare quel che è la luce, l'apertura e la corsa, di conseguenza, mantenendo fisso il valore dell'intermedio, mi permette di avere una zona molto più ampia qui di manovra e poter permettere appunto l'estrazione agevolata in modo ergonomico del mio pezzo. Ecco, l'altro argomento che è interessante e comunque da tenere in considerazione come zona di lavoro. Che cos'è? È l'incavo, perché la macchina viene definita come misura, come lunghezza utile di piegatura totale. Normalmente, se noi consideriamo il treno spalle, la zona utile di piegatura in realtà è un po' più stretta. Ecco che è importante sapere bene qual è il profilo che io vado a piegare, soprattutto anche la sua lunghezza, per determinare quanto deve essere questa dimensione qui, questo TH che è il mio incavo. Ecco, questo è un dato che può essere interessante e vi riporto un esempio di come eventualmente può essere applicato e tenuto in considerazione un incavo maggiorato. Questo è un esempio in cui viene eventualmente definito che cosa? Su una macchina tipologia del tandem, dove l'incavo qui in mezzo, se io devo andare a piegare un pezzo molto lungo, ovviamente deve avere delle dimensioni di un certo tipo legate al profilo che devo andare a fare. Ecco, questo era per darvi delle definizioni. Ora io mi fermo un attimino qui perché ho visto che c'è un commento per quanto riguarda la definizione della luce. Spero di essere stato chiaro quando l'ho ripreso. E niente altro, torniamo qui, che la distanza che io ho con la macchina completamente, con la mia traversa completamente aperta, al punto morto superiore massimo, in cui mi trovo la distanza tra l'attacco dell'intermedio sulla traversa e il banco. Questo spazio qui, che poi deve essere ovviamente tenuto in considerazione dello spazio dell'intermedio degli utensili, è la luce o apertura. Bene, la definizione che abbiamo appena dato sono importanti legandomi all'argomento che volevo appunto parlare oggi, che riguarda la piegatura degli scatolati. Ora, gli scatolati, adesso vi riporto un case history veramente significante e interessante da poter analizzare assieme. Che è questo, che mi permette in sostanza di analizzare che cosa? Diversi casi studio che abbiamo potuto fare. Il primo caso studio è la realizzazione di questo box qui, in cui praticamente viene fatto, qui sotto viene descritta un flusso di lavoro, è una vasca a tutti gli effetti, in cui viene fatta una lavorazione al laser, il pezzo viene piegato. Successivamente, come vedrete poi, si possono vedere delle difficoltà nel momento in cui si ha una macchina tradizionale, per cui con luci, corse, intermedi standard, nel poi dover lavorare successivamente e preparare il pezzo per la saldatura e alla finitura. Questo è il primo caso in cui vediamo subito che come svantaggio nell'utilizzo con una macchina standard lo dobbiamo realizzare essenzialmente molto spesso con due operatori. Il risultato del pezzo, come vedete qui, viene
nella parte finale della piegatura non è ottimale, poi vedremo nel filmato che cosa succede. Ovviamente c'è uno sforzo da parte degli operatori nel dover gestire il peso di questa vasca qui, nel doverla maneggiare in modo anche non in sicurezza, perché questo è un altro aspetto che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Ci sono dei tempi di piegatura, di correzioni, per poter preparare il più possibile il pezzo poi ad essere poi saldato. Bene, questo è l'argomento che abbiamo visto, la piegatura di questo pezzo con una macchina tradizionale. Nel momento in cui noi andiamo a realizzare, in questo caso, che è la stessa foto che vi ho messo nel post, di una macchina con degli intermedi di misura adeguata per realizzare appunto questo pezzo qui, che qual è il vantaggio di tutto questo? La finitura, soprattutto nella parte, diciamo, di incrocio, di affiancamento dei due lembi, è una finitura ottimale. Ecco che mi permette di risolvere sicuramente un problema, che è quello di preparare il pezzo per la saldatura. Riduco notevolmente quelli che sono anche i tempi di piegatura. Poi vedremo nel filmato dove andiamo a recuperare questi tempi. Non devo fare delle correzioni, appunto, anche manuali del mio pezzo, con di conseguente riduzione anche dello sforzo che vado a fare. Potrei addirittura, nell'ipotesi, andare a piegare anche con un operatore solo. E ottengo sicuramente anche un processo di piegatura più sicuro per l'operatore che si trova di fronte. Ecco. Qui viene fatta poi una considerazione che facciamo è legata un pochettino a cosa su quella macchina che mi hanno fatto vedere, su quelle immagini che avevo visto nei post che chiedevate quando erano le dimensioni degli intermedi. Ecco, in quel caso, proprio quelle immagini di quella macchina lì, ci ritorno magari un attimo così la vedete, parliamo di intermedi di misura di 800 mm con una corsa del cilindro da 400 e l'apertura o luce da 1300. Questo è stato appunto dimensionato in base alla scatola, al box che il cliente nel nostro caso doveva andare a realizzare. Ecco, l'analisi che appunto abbiamo fatto è la profondità, in questo primo grafico che vedete, la profondità del pezzo che possiamo realizzare, che nella macchina, diciamo, standard che il cliente aveva in precedenza poteva realizzare fino a 200 mm di profondità del mio box, con la configurazione personalizzata, invece riusciamo ad arrivare fino a quasi 600 mm. Qui viene riportata una tabella, la piegatura tradizionale, il tempo di piegatura, il numero di operatori e soprattutto tenete in considerazione il tempo di correzione. Tempo di correzione che vi permette di aggiustare il pezzo per renderlo il più possibile utile poi a chi andrà a fare la saldatura successivamente. E da quest'altra parte, cosa invece la macchina personalizzata in quel modo, cosa ci permette di fare? Di ridurre sicuramente il tempo di piegatura, posso ridurre anche il numero di operatori e anche la correzione. Come abbiamo visto nelle immagini precedenti, la finitura e il risultato finale del mio pezzo è un pezzo ottimale che non necessita di correzioni, può andare direttamente alla saldatura. Ecco, qui poi viene fatto un secondo grafico dove viene indicato, diviso tra tempo di piegatura e la correzione che deve essere fatta sul pezzo, nel caso precedente con una macchina standard, e nel caso invece di una macchina personalizzata ho solamente il tempo di piegatura e non più il tempo di correzione. Ecco, qui poi viene riportato in base ad alcuni costi orari, abbiamo fatto una simulazione che poi vi farò vedere, un foglio di calcolo, mi permette di capire anche una macchina di questo tipo in quanto tempo riesco ad ammortizzarla, partendo da che cosa? Dalla soluzione che avevo prima, per migliorare il mio processo di produttivo. Ecco, adesso vi farò vedere un video nel quale appunto vedremo molto bene come lavora la macchina nel caso precedente. Ecco qui. Allora, qui vediamo il pezzo realizzato con la macchina standard, perciò con intermedi, corsa e luce standard, vado a fare i due lembi laterali che adesso vedete. Ecco, questa è la prima operazione che viene fatta poi, una volta realizzato questa parte qui, per poter piegare altri due lembi manualmente, vengono aperte. Provate a immaginare cosa succede poi al mio pezzo nel momento in cui
vado a fare la piegatura dei secondi 20 per poter andare a chiudere la scatola. E qui faccio il primo, giro il mio petto e rialleggio il secondo. Anche dal punto di vista di ergonomia, come vedete, non è più semplice andare a lavorare con una macchina di questo tipo. Può essere anche un'operazione, come vedete, per il volume, per l'operatore. Nel momento in cui ho fatto con le quattro pieghe, vado manualmente a difendere. Questo è il primo caso, per cercare di ottimizzare al meglio il petto per poi essere saldato. Come ho fatto vedere prima nelle immagini, il pezzo che vado a realizzare poi alla fine a livello di finitura non è ottimale, per cui crea tutta una serie di problematiche al processo successivo, che dobbiamo sempre considerare. E dopo la piegatura molte volte ci sono altre fasi successive. Questo è il primo risultato. Il secondo invece facciamo lo stesso petto con questa tipologia di macchina, con gli internelli che vengono posizionati alla dimensione del mio posto che vado a fare. Realizzo come la stessa seconda piegatura. Prima faccio due legni, vuoto il petto, senza dover fare nessuna operazione manuale, come dice, due legni rimangono da solo, cambio stazione per mi permettere di lavorare anche il mio petto si inserisce all'interno tra gli internetti e mi permette di fare le ultime due parti. Ecco, e questo è l'ultimo. Il risultato che io riesco a ottenere con questo tipo di sistema, con queste tipologie di intermedi, è appunto quello che adesso vedrete. Riduco il tempo di produzione. L'unione dei due pezzi è ottimale e mi permette di essere sicuramente molto più competitivo anche poi come riduzione di costi nel poter realizzare poi il mio pezzo finale. Ecco, questo è stato il primo caso che abbiamo voluto analizzare. Il secondo caso che invece vorremmo proporvi, che risolve comunque la soluzione della macchina che abbiamo visto, ecco qui, è questo. Io vado a fare il secondo box in cui realizzo, per evitare di fare quella tipologia di lavorazione, vado a provare a fare un taglio laser completamente diverso, per cui realizzo due tagli laser, due disegni separati. Ho tre pezzi da gestire, perciò ho un maggiore tempo di taglio e ho ovviamente un maggiore tempo di saldatura, nonché di preparazione del mio pezzo, come svantaggio. Che cosa succede nel momento in cui io vado ad analizzare la soluzione con la mia nuova macchina? Vado sicuramente a ridurre notevolmente quelli che sono i tempi e i costi di saldatura. Aumento sicuramente il tempo di piegatura, però andando ad analizzare entrambe le cose riduco sicuramente il mio tempo di produzione, ottenendo anche dei risultati, perché dobbiamo considerare non solo il tempo di appunto lavorazione sulla presso piegatrice, ma bensì su tutto il flusso che prima vi abbiamo fatto vedere. Ok? Questo è l'argomento che come secondo caso studio volevamo farvi vedere. L'altro aspetto interessante da considerare è nel caso in cui andiamo a fare il box con dei spigoli vivi, ci intendo dire con spigoli effettivamente che posso avere 90 gradi. Nel caso dell'immagine che ho fatto prima del video, praticamente la piegatura era un tondo. In questo caso, se invece vado a fare uno spigolo vivo, immaginate quando vado ad aprire lo spigolo, qual è l'effetto che mi trovo alla fine sul mio pezzo, sia durante la fase di riapertura, sia poi nella fase di richiusura, perché posso avere o la sovrasquadra o la sottosquadra, con un risultato finale del mio pezzo che non va bene. E ovviamente aumenta il tempo di correzione, che non è prevedibile perché dipenderà appunto da quale sarà il risultato che io ottengo. Ecco, questi sono in sostanza l'altro grafico che volevamo farvi vedere, legato sempre al discorso degli spigoli vivi, per quanto riguarda la possibilità del ritorno dell'investimento con una tipologia di questa macchina qui.
Ve lascio come indicazione in cui si va a fare riferimento al caso della macchina precedente e della macchina, diciamo, customizzata, dove notevolmente riduco tutte queste casistiche, queste problematiche dei casi che vi abbiamo riportato. Questo era interessante, appunto, condividere con voi un po' l'esperienza che abbiamo avuto, che abbiamo avuto, insomma, con alcuni clienti. Perché di questa tipologia di macchine abbiamo avuto modo di fare diverse con varie configurazioni. Ecco, altro aspetto che volevo farvi vedere, importante, noi abbiamo parlato prima della parte del configuratore e della tipologia di calcolo, di sistemi di calcolo che ci possono avere, esserci in sostanza all'interno del nostro sito nei calcolatori. Vediamo qui che è presente la piegatura degli scatolati. Le informazioni potrebbero essere interessanti per voi. Come andare a identificare tempi e costi nel caso si voglia andare ad adottare una macchina di questa tipologia. Ecco, qui è possibile fare in modo molto molto semplice, andare a inserire il valore per cui ognuno di voi è in grado di inserire dei dati in base alla vostra realtà, come costo orario, come numero di pezzi che potete produrre al giorno di quella tipologia, i tempi di piegatura con il metodo tradizionale, che presumo possa essere il metodo attuale, numero di operatori che si possono avere nell'utilizzo della macchina tradizionale. Qui si va, come abbiamo visto nell'esempio, a ridurre notevolmente il numero di il tempo, in sostanza, il numero di secondi per quanto riguarda la piegatura del pezzo, della correzione e i giorni lavorativi anni. Ecco, se io vado a inserire in sostanza tutti questi dati qui, alla fine cosa che mi permette di fare? Mi permette di andare a indicare, se io lo vado a indicare come valore, per esempio il metodo dei valori, tanto per farvi vedere un po' come funziona il sistema. Tempo di piegatura, numero di operatori, abbiamo detto 2. Prendiamo l'esempio che abbiamo visto nel filmato, diamo un valore di 59 secondi, tanto per rimanere, diciamo, lo stesso tema. Numero di operatori possiamo eventualmente indicarne 1. Tempo di correzione, mettiamo circa 300 secondi, giorni lavorativi anni, ipotizzando che la macchina faccia sempre questo tipo di lavorazione, e qui automaticamente il sistema mi presenta, diciamo, dei dati di uscita come costi che io posso eventualmente considerare, fare dei ragionamenti per ammortizzare l'investimento che io faccio con questo tipo di macchina. Ecco, questo era per farvi vedere un'altra tipologia di calcolatore e di sistema che eventualmente è disponibile. Ecco, un'altra cosa interessante che avrei piacere di farvi vedere, per poi eventualmente introdurre un possibile argomento su cui potremo ragionare. E però mi rimetto un po' a voi anche, eventualmente, dal vostro punto di vista, cosa avete intenzione eventualmente di valutare e di discutere assieme, anche per le prossime volte. Se vediamo qui, abbiamo modo di vedere come case history, ecco qui, abbiamo presenti tutta una serie di considerazioni di macchine fatte. Per esempio qui facciamo vedere un altro caso di piegatrice con intermedi completamente diversi a livello dimensionale, con un sistema, e qui vi do come prima indicazione un possibile argomento su cui potremmo ragionare, è sulla tipologia di bloccaggio che possiamo avere sia sulla parte tra traversa e intermedio, sia sulla parte che riguarda, per esempio, il bloccaggio dell'utensile, sia sulla parte superiore, sia sulla parte inferiore. Ecco, ci sono anche qui delle possibili soluzioni che possiamo avere, su cui possiamo ragionare assieme, vantaggi e svantaggi di tutte, diciamo, le possibili casistiche, in base anche all'utilizzo e alla modifica del setup della macchina, sempre nell'ottica del ragionamento che volevamo sempre fare insieme a voi dell'ergonomia. Ecco, questo è un caso studio. Altri casi studio che vogliamo eventualmente facciamo vedere e che abbiamo visto nel suo tempo, adesso vi faccio vedere, torno, ecco qua, come case history, che è interessante, che volevo mostrarvi. Allora, l'immagine e il video riparlava di un intermedio di altezza 800. Abbiamo fatto anche macchine di dimensioni completamente diverse, molto più con intermedi più grandi,
Ecco qui, adesso ve la faccio vedere. Questa aveva come intermedio 900 mm. Adesso vi apro l'immagine, così la vediamo bene. Ecco qui. Questa aveva degli intermedi con altezza 900, aveva sempre una luce, un'apertura praticamente tra questo punto qui e questo di 1300 con una corsa un po' più bassa, 300 mm. Ecco, questa mi permette di fare delle scatole ancora più grandi. Ecco, è interessante appunto far vedere la versatilità e la diversa tipologia di soluzioni che ci possono essere in quest'ambito. Stessa cosa potremmo legarla eventualmente all'aspetto che riguarda che cosa? Alla tipologia appunto di bloccaggio, come si diceva prima. L'avevo fatto vedere prima che ci possono essere dei bloccaggi eventualmente diversi, sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore, con varie possibilità. Ecco, questo è un altro esempio, una delle ultime che abbiamo fatto. Questa aveva intermedi da 550 mm con una luce di 850. Per cui andiamo sempre a customizzare, ad andare ad analizzare un po' le casistiche del cliente per cercare di trovare la soluzione ottimale, soprattutto considerando l'ergonomia e la sicurezza dell'operatore. Ecco, questo potrebbe essere eventualmente potrebbe essere interessante prendere in considerazione questa tipologia di argomento eventualmente per la prossima volta. Poi magari nel corso della settimana possiamo proporvi eventualmente argomenti diversi, però avrei piacere sempre che anche dal vostro punto di vista abbiate modo di darci delle informazioni o comunque di condividere con noi quali possono essere i vostri dubbi e gli argomenti su cui volete poi approfondire. Ecco, la tipologia di bloccaggio che noi possiamo andare a considerare qui non va a limitare la possibilità, la tipologia di bloccaggio installato in base all'intermedio. Ci sono delle varie soluzioni che si possono adottare, sempre considerando l'utilizzo che l'operatore ha fronte macchina. Ecco, questo era un po' in sostanza gli argomenti che volevo e che ho voluto appunto affrontare un po' con voi in questo secondo episodio. Ecco, se avete qualche domanda, qualcosa relativamente a questo argomento, o se già volete indicarmi quale potrebbe essere un possibile secondo argomento da discutere insieme a voi, ben venga. Nell'ipotesi avete comunque modo di rivedere il filmato, la registrazione della nostra pagina Facebook di Gasparini e eventualmente commentare anche in un secondo momento, senza nessun problema. Ecco. Bene, allora. Riassumendo cosa ci siamo detti oggi, abbiamo parlato di quel che riguarda la tipologia di zona di lavoro, abbiamo visto un po' le definizioni della zona di lavoro, corsi e luce, abbiamo parlato della soluzione invece della zona di lavoro del caso studio, dei tre casi studio che abbiamo fatto, per cui un po' un attimino a prendere coscienza e analizzare bene questo aspetto qui, per poi eventualmente passare come obiettivo per la prossima volta quello della tipologia di, come proposta, di bloccaggio. Ecco che così in questo modo andremo a completare tutto ciò che riguarda la parte della zona di lavoro e parte frontale della macchina, ecco, che è un bel argomento da dover sempre tenere in considerazione per rendere agevole e ergonomico l'operatore nell'utilizzo della macchina. Ecco, queste erano le indicazioni che eventualmente potevo darvi. Spero che le informazioni siano state utili. Se avete necessità e avete voglia di commentare, io sono disponibile. Eventualmente anche nei prossimi giorni possiamo comunque scambiarci delle opinioni e dei pareri direttamente sul gruppo. E nel frattempo vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora. E nel frattempo, a questo punto, se non ci sono altri commenti o altre cose, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao a tutti!